paladino di Francia, quando il sole si alza tu stai già galoppando sulle cime del mondo. Fa freddo, il cavallo è stanco e non hai fatto colazione. La parola è l'ombra dell'azione, diceva il filosofo greco Democrito, suggerendoci che sì, i fatti sono sempre più importanti dei detti, ma anche che forse fra i meandri della lingua che utilizziamo si nascondono le vestigia di chi eravamo e di chi siamo. Ed è proprio il motivo per cui siamo qui a scavare nel passato delle parole per farci stupire, per collegare suoni, idee e fatti e per scoprire la ricchezza che si nasconde dietro il nostro dire quotidiano. La parola di cui ci occupiamo oggi rappresenta un caso emblematico. È di uso comune, ci riguarda tutti, in particolare riguarda molti miei ex compagni di studio, ma cela una catena di collegamenti etimologici davvero affascinante. Preparatevi a seguire la storia del termine professore. Come sempre, sediamoci comodi comodi nella nostra macchina del tempo e torniamo indietro alle origini più remote, quelle indoeuropee. Perché sì, anche nel caso di professore è possibile risalire a epoche preistoriche oscure e misteriose. In particolare, concentriamoci sulla radice ba, dove la B non è una B semplice, ma è seguita da un H. Un suono un po' intermedio tra una B e una F, per intenderci. Questa radice, probabilmente, aveva il significato di parlare. In lingue come il greco e il latino, questa B un po' strana è diventata proprio una F. E infatti in greco troviamo un verbo che deriva da questa radice, femi, che significa proprio dire. In latino, invece, abbiamo il verbo for, che all'infinito fa fari, sempre dallo stesso significato. In realtà, già gli scrittori della Roma antica avvertivano questo verbo come arcaico, abbastanza in disuso. Doveva suonare per loro come per noi suonano parole come desio, favella o opimo. Un verbo peraltro difettivo, che non si trova mai, per esempio, alla prima persona e comunque quasi sempre solo in testi poetici o religiosi. Esattamente come accade con le nostre parole desuete e arcaiche, finisce per assumere una sfumatura particolare, quella di parlare in modo solenne. Il senso originario però rimane in alcune forme che si sono cristallizzate nel latino comune. La forma negativa del gerundio fandus, ossia nefandus, in italiano nefando, inizia a indicare qualcosa di così orribile da non dover essere detto. Oppure, grazie a un prefisso, dà origine a prefazione, ossia le cose che vengono dette prima del testo principale. Ma soprattutto, sopravvive e anzi spopola il participio presente, volto in forma negativa, di fari, ossia infans infantis, in italiano infante, letteralmente colui che non può ancora parlare. Da qui tutti i relativi derivati, infanzia, infante, infantilismo, ma anche, per esempio, la forma in volgare medievale fante, che assorbe per così dire il prefisso in. Nel Medioevo fante è il bambino, ma anche il giovane servitore, e poi più modernamente il militare appiedato, forse passando attraverso il concetto di scudiero. Senza dimenticare il fantino, che curiosamente torna a cavallo, e il fantoccio, ossia il burattino o la bambola. Altri termini latini che derivano da fari hanno avuto decisamente più fortuna. Abbiamo per esempio fabula, che è il frutto del parlare, ossia il racconto. Da qui il nostro genere letterario della favola, e il termine già citato di favella, per indicare la capacità di parlare riccamente, ma anche fiaba, che è una forma contratta medievale. Fabula però si consacra soprattutto come termine tecnico della narratologia, in contrapposizione a intreccio, concetti sicuramente nelle menti e nei cuori di tutti gli studenti almeno da prop in poi. Ok, giusto, a proposito di scuola, ora ci arriviamo, professore, siate pazienti. Per i latini, non dimentichiamolo, fabula era qualsiasi tipo di racconto. Potremmo tradurlo con l'inglese moderno fiction, che comunque ha alla base una parola latina, ma questa è tutta un'altra puntata di Verba Manent. E in quanto storia di finzione, può generare il favoloso. Da fabula deriva anche facondo, un termine un po' vecchiotto per indicare una persona eloquente che sa parlare bene,
ma deriva anche affabile, letteralmente uno a cui si può parlare, ineffabile, cioè non descrivibile a parole, e ovviamente confabulare. Come si suol dire, a forza di raccontare qualcosa, questa diventa vera, e il fari si trasforma in fama. Per i latini all'inizio questo termine vuol dire notizia, diceria, e in un secondo momento diventa reputazione, che è il significato che conserva ancora oggi per noi. Da qui famoso, ma anche infame, diffamare, famigerato. E proviamo ancora una volta a maneggiare fari. Prendiamo per esempio il suo participio passato, fatus. Proprio da qui deriva fatum, il nostro fato, ossia etimologicamente ciò che è stato annunciato, ossia il destino. Per i latini poteva voler dire tanto sorte quanto profezia, e spesso aveva anche un'accezione negativa, di rovina. Non dovevano essere così ottimisti gli antichi romani. E infatti la parola fatale anche per noi non ha propriamente una sfumatura positiva. Curiosamente, da fatum deriva anche fado, un genere musicale tipico del Portogallo, anzi proprio di Lisbona, caratterizzato dal celebre sentimento della saudade, la solitudine. Canzoni che parlano di emigrazione e lontananza, malinconia, ma anche il ricordo struggente di una felicità passata. Più neutro, ma altrettanto solenne, è invece un altro termine che deriva da fato, ossia fatidico. Come sapete, ho un debole per tutto ciò che ha a che fare con il Medioevo e anche con tutto ciò che ha un aspetto un po' esoterico e magico. E dopo avervi spiegato da dove viene sortilegio, andatevi a recuperare la puntata sulla parola leggere se non sapete a cosa mi sto riferendo, è il momento di raccontarvi da dove deriva la parola fata. Questo essere magico e bellissimo, spietato e misterioso, deriva proprio dalla parola fato, anzi dal suo neutro plurale. Infatti significa i destini. Tuttavia questo termine viene assimilato a una prima persona singolare femminile che termina sempre in A, personificandosi in una sorta di dea del destino. Proprio come abbiamo scoperto con sortilegio, spesso la magia nell'antichità e nel Medioevo aveva a che fare non tanto con poteri e maledizioni, ma più che altro con la conoscenza del futuro. Abbiamo incontrato favola, fama e fato. Ma in tutto questo il significato basico di parlare? Il latino l'ha affidato nel linguaggio più corrente a un altro derivato di fari, ossia fateor, e dai suoi derivati confiteor e profiteor. Da questi ultimi due in italiano derivano confessare e professare. Per quanto riguarda confessare, la questione è facile. Vuol dire parlare con qualcuno, magari per rivelare qualcosa di segreto. Professare invece vuol dire parlare davanti a qualcuno, oppure per qualcuno, parlare pubblicamente, in una sola parola, insegnare. E siamo finalmente arrivati al nostro termine, che è proprio una forma nominale di professare, cioè professore. Colui che parla davanti agli altri, che professa, che dice quello che sa apertamente, per il bene pubblico. E giocando con la fantasia che l'etimologia qualche volta ci concede, uscendo fuori dagli schemi più scientifici della linguistica, verrebbe da dire che il professore è un professionista della parola, che non può trascurare le notizie e i fatti più rilevanti e che ha nelle mani il destino delle nuove generazioni. Nulla di scientifico abbiamo detto, ma che spero possa costituire uno spunto interessante per tutti i professori all'ascolto, e so che siete tanti. Ah, dimenticavo, a proposito di spunti sulla parola professore, da profiteor deriva anche professione, dunque non dimentichiamo che si tratta pur sempre di un lavoro e non solo di una missione. Come tale va interpretato con serietà e competenza, ma va anche difeso e tutelato. Anche per oggi il nostro viaggio volge al termine, ma spero di ritrovarvi anche venerdì prossimo, perché le parole sono ancora tante e il dizionario è bello spesso. Paladino di Francia, il vento racconta la storia del coraggio di un coniglio che non scappa ma affronta il suo incubo peggior.